Alessia Marcuzzi infuriata all'Isola dei Famosi 2018, critica ex naufraghi e se lancia frecciatine alle altre trasmissioni. È stata una puntata molto particolare quella dell'Isola dei Famosi 2018, con la prima parte dedicata al famoso Canna Gate e la testimonianza dell'autore di Magnolia che, lo ricordiamo, giusto per essere precisi, viene chiamato in ballo 3 settimane fa dalla stessa conduttrice. In TV nessuno aveva fatto nome e cognome dell'autore, è stata Alessia Marcuzzi durante la consegna del tapiro a fare il suo nome, giusto per rinfrescare la memoria a chi forse di tanto in tanto si perde qualche passaggio. Detto questo, anche noi pensiamo che questa vicenda del Canna Gate debba essere chiusa, ma non perché Eva Enger abbia torto, semplicemente perché nessun altro si metterà mai dalla sua parte. A quanto pare le parole di Chiara Nasti non bastano, ma perché questi video non usciranno. Ed è anche chiaro e giusto il motivo: fino a quando la produzione, gli autori e i concorrenti saranno in Honduras, rischiano davvero il carcere. È anche comprensibile che si cerchi di tutelare una squadra che lavora, come giustamente l'autore diceva, quasi 20 ore al giorno. Altra annotazione prima di passare alla sfuriata di Alessia Marcuzzi. È anche chiaro che noi altra a casa non siamo stupidi, per cui voltiamo pagina che è meglio. Alessia Marcuzzi infuriata nella 6ª puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Ne ha da dire per tutti la Marcuzzi in questa 6ª puntata dell'Isola dei Famosi 2018, però si è anche parecchio infuriata, e non solo per il fatto che lei sia passata per una sorta di Pinocchio agli occhi del pubblico. La conduttrice non ha gradito il fatto che a lei l'editore abbia imposto di trattare il Canna Gate in modo soft, facendo quindi quasi finta che nulla fosse accaduto, proprio per tutelare le persone rimaste in Honduras, visto che il signor Francesco Monte è tornato in Italia. Non le è però piaciuto il fatto che gli altri programmi abbiano invece trattato, e non di certo in modo soft, il tema. Chiaramente la conduttrice, che non fa mai i nomi delle sue colleghe, si riferisce a Domenica Live e Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso e a Mattino 5 di Federica Panicucci. Inoltre c'è anche un'altra cosa che Alessia Marcuzzi non gradisce: l'atteggiamento degli ex naufraghi. Venite qui e dite una cosa, andate in altre trasmissioni e ne dite un'altra. E non ha tutti i torti la Marcuzzi, visto che pochissimi minuti prima nella puntata di La Marcuzzi ha ribadito ancora una volta concetti espressi in altre occasioni, ha chiesto i video con le prove di queste famose canne fumate da Monte, video che non esistono, che non ci sono. Per cui per lei il caso è chiuso e si va avanti con la speranza di poter parlare di altro nelle prossime puntate dell'Isola dei Famosi 2018.